E parliamo sempre di animali da lavoro, facciamo entrare Alessandra, Federica e i loro due cagnolini. Cagnolini, pensavo fossero più piccoli. Non li avevo visti prima. Prego, Alessandro, Federica. E lui è un po' più remissivo. Vieni. Lei è un po' spaventata. Vieni. Allora, ecco, mamma mia, che bei cagnoni, eh. Sedetevi pure, ecco, giustamente loro fanno amicizia. Cos'è, maschio o femmina? È una femminuccia. Ah, femminuccia con una che abbiamo qua. Allora, buongiorno. Buongiorno. Cani da lavoro possono essere ritenuti cani da lavoro anche quelli che lavorano col fiuto, giusto? E che quindi vanno a cercare quelle cose preziose che stanno, che sono dentro la terra, i tartufi. È verissimo. Possiamo dire così. Sì. La vostra passione da dove nasce, come nasce? La nostra passione nasce dal fatto che qualche anno fa ho acquistato un Alaskan Malamut, un cane da slitta che vive al Polo Nord, nei ghiacci. E ho scoperto che questo cane faceva difficoltà ad ambientarsi nel nostro territorio. E quindi da lì è nata l'idea di poter creare un hobby per poter sfruttare le caratteristiche del cane che si adattassero appunto al nostro territorio, quindi al caldo che abbiamo noi. Certo. E ai vari paesaggi che abbiamo noi, insomma. Quindi, amando i cani da lavoro, che cosa hai capito da loro? Ho capito che potendo lavorare dove gli piace, per loro diventa un gioco, non è un lavoro, ma è un gioco vero e proprio. Loro si divertono poi ad andare per i boschi e poter anche cercare e quindi soddisfare anche il padrone trovando il tartufo, insomma. Ecco, la ricerca del tartufo come avviene? Perché questa è qua, maschio o femmina, io sono in mezzo, attenzione, che non si sa mai. Allora, come avviene la ricerca del tartufo? Guarda me, anche se non ti piace così tanto, perché una è più bella. Sì. Come avviene? La ricerca del tartufo avviene, prima di tutto il cane va addestrato. L'addestramento può durare da un mese anche a qualche mese, dipende dal carattere del cane. Quando il cane è pronto, quindi ha recepito l'addestramento, quindi la ricerca del... Sta guardando il filmato, no? È bellissimo. Quindi quando il cane ha recepito la ricerca, eccolo qua, ne vediamo uno che intanto sta grattando. Infatti io vedo spesso i tartufi con la zampetta del cane sopra, giusto? Sì. Perché a volte capita che il trifolaio, così viene anche chiamato, lo raccolga in ritardo e quindi c'è l'unghietta del... Però almeno quella è, diciamo, un timbro di genuinità, giusto? Sì, sicuramente. Il tartufo viene trovato esclusivamente dal cane. Il tartufaio può solo accompagnare il cane e prelevare il tartufo dopo che viene identificato e viene scovato. Allora, Federica, che ruolo hai in tutto ciò? Ma diciamo che io più che altro gli do una mano a sistemare i cani, perché ne abbiamo più di questi, insomma, più di questi due. Quanti ne avete? Sette. Ah, bene. Quindi abbiamo quattro di questa razza, due di questa e un altro incrocio, diciamo, tutti al tartufo. E io gli do una mano a sistemare il canile, gli do da mangiare e giochiamo un po'. E giocate, vabbè, perché giustamente l'addestramento viene anche fatto con il gioco, come hai appena detto, giusto? Allora, io in bocca al lupo si fa? Sì, non è presto. Buona fortuna, speriamo che troviate presto due tartufi e così siete tutti contenti. Anche un po' di più, speriamo. E voi. Ciao! Ah, meno male che mi saluti. Sì. Grazie per essere stati con noi. A voi. Ciao, arrivederci. Prego. Arrivederci.